Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video di giornata. Ragazzuoli, dopo Miregohan arrivano ovviamente i gemelli 17 e 18 LF. Questi due sono rientrati nel Terfutred e occhio perché hanno ancora meccaniche molto forti. Inoltre recentemente sono stati buffati i droids e proprio per questo motivo andremo a giocare i gemelli con Cell e l'MVP 17. Vi ricordo di lasciare like se volete che i Twins vincano questa sfida, ma adesso vi vado a spiegare velocemente la lineup. Zinkai Bench con 13 e 21 red, tantissimi danni di blast, doppio pure, infatti i loro equipaggiamenti sono giusti, non lo sono quelli di Cell MVP perché manca qualcosina, ma fa niente, per questo video voglio i gemelli al massimo del loro potenziale. L'ho anche fatti a 6 stelle, visto che l'ho trovati durante le pull su Cell, sono molto contento perché a 2/3 erano praticamente ingiocabili. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ragazzuoli, eccoci qua. La combo di Vegito, siamo contro Universe Rap, classicone con Gokuza, Vegito ed MVP. Noi invece stiamo giocando quest'oggi i meravigliosi gemelli. Gemelli che hanno creato un precedente su questo gioco, ovvero la unit pre-anniversario, più forte dei personaggi anniversario. Roba folle, solo a pensarci, eppure sono riusciti in questo capolavoro. Perché i droids erano meglio sia del Mui, sia di Goku Super Saiyan 3, e anche l'alta di Vegito Ultra, andando a vedere, anche perché il meta poi era full rossi, quindi Vegito con il neutro eccetera era ugualmente forte, però si contestava molto la top 1 con i droids o col Mui, che ai tempi anche erano delle belle bestie. Questo è un personaggio a per mio, vado basta queste combe, non faccio più a vederle. Secondo me questo è un personaggio che a cui non serve uno Zenkai, ma a cui basta un platino. Il platino LF ormai sembra, boh, scomparso, davvero. Sembrano scomparsi, ragazzi, il platino LF. L'ultimo risale a Zamasu, tipo, boh, 7 mesi fa. 6-7 mesi fa, comunque, roba totalmente folle. No, ho droppato davvero. Roba totalmente folle, quindi io spero comunque che in un futuro non troppo prossimo tornino, appunto, i platini per gli Zenkai, per gli LF, non solo per gli Zenkai normali, e che i droids magari possono essere dei candidati, perché alla fine sono usciti da un po', non si giocano più, è vero che adesso col Terfutred sono carini, per carità, però un baffettino secondo me ci sta bene. Niente, qui non riesco ad andare in combo, è un Vegito party, non riesco nemmeno a fermarlo in nessun modo. Oh, ce l'abbiamo fatta, grazie al cielo. Allora, eccoci qua subito, nemmeno abbiamo iniziato, non abbiamo startato. Facciamo un attimo lo switcherino, vediamo il colore di vantaggio. Ok, belli danni, bellissimi. Bam, morto. E più andato, due cartine. Ovviamente in questa lineup anche i droids. In realtà i droids di base sono più ranged anche per quanto riguarda le statistiche, solo che il lato di 18 preferisce le strike. Però loro sono ranged di base. Verdi in mano, non ce la faccio più a vedere i Vegeti immobili con le verdi in mano, giuro, non ce la faccio più, mi danno un fastidio, muori, ti prego, muori, devi essere disintegrato, ti scongiuro. E poi cerchiamo di finirla con i droids, va? Qui dentro abbiamo danni assurdi, poi i droids sono, cioè, gemelli, sono doppiamente Zenkai benciati, davvero sono giganteschi. Allora, gli levo il Vanishing, e provo a schivare Sing Rush, non ci credo. Ti ha aspettato un secondo e poi c'è la verde a caso in full screen. Questo timing è completamente folle. E sono morto. Dio, forse no. Forse no. Perfetto. Posso rimanere in realtà con 18 perché abbiamo i colori a favore, visto che ha switchato con Gokuza. Questo esplode. Posso fare un bel takeall. Takeall lui scriverà, immagino. No, farà meglio. Facciamo così. E mi sa che il game è finito. Vediamo se riesco ad ammazzarlo. Sì, mamma mia, di blast, ragazzi. Ma quanto picchiamo? Cioè, di blast proprio bisciottiamo. Ok, GG. Allora, siamo contro classico Universe Rap con Vegito, però con Goku Ultra Estinto. Qua ci subiamo un po' troppi danni. Vediamo se droppa. Fa un dropperino. No, eh. E allora, mettiamo MVP. Per fortuna che lui starta con Gokuza che è purple, così almeno se switcha con Frieza posso andare a colorare a favore. Ok, perfetto. Poi non ci sono gialli, quindi il side di 18 è completamente coperto. Ma possiamo continuare la combo, ok. Ci fermiamo per via della cover di Goku. Ottimo. Allora, 17, verde. Prendiamo l'anticover, andiamo dritti. Andiamo drittissimi. Forse potrei anche fare uno switchino, eh.
Non posso lasciare perché ovviamente c'è Gokuza. Ma che è sto lag, bro? Mamma mia, lag stupido. Ora, se mi switcho comunque a Frieza, prendo un colore di vantaggio, quindi godrei abbastanza. Vediamo un attimino che fa. No, se mi sa che non vuole switchare. Ti posso lasciare, forse. Di quanto non l'ho preso questo rush? Di quanto non l'ho preso? Va bene, tirami sta verde. Loccami. No, Racing Crash forse troppo. Vediamo un po'. Ammazzarmi? Vediamo un attimo. I danni sono alti. Ok, abbiamo sicilato. Vabbè, la main che non fa Gokuz in pratica. Mettiamo MVP, dai. Meglio, meglio, meglio. Tanto sopravvive. Non può lasciarmi con Vegito. Siamo ancora safe. Questo team è sicuramente complicato da affrontare. Ok, ha riswitchato con Gokuz. Giusto, perché sennò sarebbe al colore a sfavore. E qui siamo safe. Eccoci qua. Allora. Ok. Lui è un po' problematico, ma ci siamo. Questo è interessante perché secondo me con una meravigliosa ultimate, gauge pieno, colore a vantaggio, forse Vegito potrebbe morire. Forse Vegito potrebbe salutarci. Vediamo. Di pochissimo, si è curato. Ah, è vero, cavolo, io non c'ho il vanishing. Veloce. Per fare 18 verde, gli levo il vanishing, Racing Rush, abbiamo preso il timing, Vegito muore e poi... vediamo se riusciamo a purgare anche gli altri due. Non ho nemmeno usato il vanishing, quindi in teoria posso schivare, anche se non ho più switch. Non voglio far morire Dorezza a caso. Ok, perfetto. Ora, se riesco ad andare in combo contro o Gokuz o Gokui, secondo me ci prendiamo anche la seconda kill. Sarebbe meraviglioso, perché il game sarebbe praticamente finito. Addio Vegitozzo, eri un grandissimo problema. Ora non lo sei più, adesso. Strike contro strike, no, ancora meglio. Mi peschi la carta? Serve la blast, se ne pesca un'altra. Eccola qui. Eccolo qui, quanto sei bello, mamma mia. Non c'ho carta in mano, bro. Peccato. Non c'ho carta in mano. Metti una blast, una strike, una blast, una strike, una blast, una strike. Strike. Presa. Presa, presa, presa. Ora, io farei proprio così. Main, giusto per curarci. Incrementare il nostro gauge. Va bene. Quindi stiamo a caso perché? Perché in caso, o lo prendo, come in questo caso, oppure schivava, mi ammazzava Cell, rimaneva senza vanishing, senza niente, bla bla bla, bla. Infatti lo rifaccio. Ok. Cioè, quel lato di istruzione applica una pressure assurda, perché nel caso in cui adesso, vabbè, a parte abbiamo vinto, nel caso in cui comunque avesse schivato e ucciso Cell, poi lo sarei rientrato con MVP o con i droids, i twins, lui senza vanishing non poteva fare niente, andava in combo e vincevo. Comunque, GG. Comunque, non so se avete notato, ma i miei droids sono 6 stelle adesso, perché li ho trovati per una volta nel banner di Cell. Ho goduto, perché a 2-3 stelle sono bruttissimi. A 6 sono già più carini, ma si vedono anche si vede anche qua. La differenza dei danni è abissale, poi anche grazie al Tailfield è comunque un pochino... sono aiutati. E devo dire che giocandoli comunque contro anche team red stellati, questo che abbiamo contro è un universe rep quasi full 14 in pratica, performano fin troppo bene, fin troppo bene. Un platino sarebbe davvero una roba sontuosa, rischierebbero una top altissima con un platino. Ok, ah, male. Cioè, come scelta rossa non è da sottovalutare. Ok. Ok, purtroppo qui ho preso il perfect. Come sì, qua non posso nemmeno switchare, se non mi apre. Posso switchare solo con MVP. E lo farò proprio adesso. Oh, perfetto. Pure su Vegito. Almeno mi carica il gauge. Si è fermato. Lo sa anche lui che è un po' inutile. Verde no, perfetto. Allora andiamo dritti. Vorrei switchare con... ok. 18. Buonasera. Ottimo. Ma guarda, posso continuare di strike? No, perché c'è il Gokuza. L'SM la prende neutra, ti devo rushare, bro. Ti devo rushare. Ok, mi sa che ti ho preso, l'SM non l'ho ancora mai tirata, forse un po' troppo rischioso, strike. Se muore Gokuza, siamo stra in vantaggio. Vediamo un pochino. Madonna, i danni su Racing Rush. Comunque davvero, qui dentro, nei droids, fanno danni che non hanno senso di esistere. Hanno davvero dei danni che sono troppo alti. Poi è vero che doppiamente Zenkai è benciato, però... mamma mia, cioè... sto vedendo cose folli. E a noi ci piace.
i miei Twins, che in realtà io l'ho shaftato inizialmente, quindi non l'ho potuto giocare per gran parte del loro prime, anzi il loro prime io l'ho proprio mancato purtroppo, però è sempre bello rispolverare i droids, anche se trovati in ritardo. Qui siamo sempre safe, cioè rientro con 18 MVP, neanche può... neanche può, diciamo, coprirsi con la Endurance, perché appunto l'anti-endurance è fissa. E guarda, guarda, morto. Ti hanno proprio delle belle mine, Ti hanno proprio delle belle mine. Poi ripeto, le meccaniche loro ce l'hanno. Levano il vanishing, anti-cover, recuperano il vanishing, l'anti-endurance, sono fastidiosi. Interessanti. Allora, qua io potrei vincere semplicemente facendo morire Cell. Però adesso non so se riesco a tenere l'ultima. Vieni, bro! Ok. Facendo morire Cell, però dopo che ha sprecato il vanishing. No, mettiamo MVP. Perché magari prima gli faccio sprecare il vanishing. Poi muore Cell. Pure se lo riprende, sti cavoli. Perché poi glielo toglie lui la distruzione, in teoria. Ok. No, perché però lui se lo recupera. Non è vero, scherzavo. Lui lo rompe proprio il cavolo, rompe. Allora, niente, ti devo ammazzare normalmente. Andiamo. Andiamo dritti. Qui si prenderà il neutro. Switchiamo. Facciamo così. Comunque, prendiamo anche il nostro card draw. Le carte sono infinite. Poi il fatto è lui, quando tira la prima carta, se ne pesca un'altra. Cioè, è fastidiosissimo, guardate. Bam. E riswitcho e ripesco carte. Queste erano le combo infinite ai tempi dei droids. Però appunto con i droids che erano infermabili, con danni pazzi, damage reduction buono, tankavano, si selfilavano, danni altissimi, combo infinite. Erano davvero il top 1 indiscusso del gioco. Ok, molto molto bene, GG. È quel purple red con Goku, ok, senza Gokuza, molto più interessante. Cioè, interessante per me, perché ovviamente è un vantaggio non avere Gokuza contro. Posso rushare quando mi pare. Ok, switch, no, SM così, bella dritta, la mid range. Quanto mi fa? Va bene, accettiamo, anzi. Altra verde per aumentare questo gauge. Boom, questo Goku c'è ancora, sì. La SM giustamente. Ok. Molto bene. Allora andiamo in combo. Qui in realtà il colore è boh, me ne frega poco. Al massimo switch con 18, giusto per prendere la verde e il vanishing al mio avversario. Ma niente di che. Ok, facciamo così. La main giusto per prendere il vanishing. Oh, ed entrare in combo e prendere anche ovviamente l'anti-cover. Bro, mi sa che sei morto. Vediamo. Eh sì. Qua ha sbagliato. Si è scordato forse dell'anti-cover di Cell, ma sicuramente sbagliato. Forse mi conviene... Ma no, dai, facciamo così. E niente, qua mi conviene purtroppo a levare il gauge. Volevo pescare qualche altra strike, ma... siamo stati un po' sfortunati. Vabbè, mi prendo i miei metà cap circa. Rising Rush. Non lo schivi. La tira dei pugnetti. Si gode. Vabbè, è morto lui. Rimane solo Vegito. E facciamo riesere al massimo. E poi lo purgo arduamente. Sì, facciamo così. Ma l'unica cosa che dà fastidio è che Vegito, quando ammazza uno, recupera il vanishing. Quindi va un po' a counterare il trick di Cell, che leva il vanishing all'avversario. E poi ti costringe a prendere una combo gratis. Però vediamo. Vediamo un attimino. MVP. Ok, tanto adesso mi si carica anche il gauge, bro. Mi sa che il game è finito. Vediamo un secondino, Cioè, siamo proprio fragile in questo momento. Ok. Ci siamo? No, non comincio a fare queste combo così. Perché poi parte la combo infinita. Non la smettiamo più. Ok. Perfetto, deve ancora prendersi il neutro se non erro. Intanto continuiamo a fullarci il gauge, eccolo qui. Vai, strike, dritto. Non so se mettere la 18, però non abbiamo mai danni per ammazzarlo, è quello il fatto. Oddio, però se contiamo con Cell, facciamo tipo MVP.
E qua è kill, però volevo fare la LF con i droids che non posso fare perché sennò mi locca la SM. Ragazzuoli, ok, GG. Ragazzuoli, sinceramente mi hanno sorpreso. Non pensavo che facessero così tanti danni all'interno dei droids. E un damage output simile accompagnato ad un'anti-endurance fissa che va a counterare i vari Zamasu, MVP e Trunks World of Hope è davvero tanta, tanta roba. Sicuramente una unit che ha bisogno non di uno Zenkai, ma al massimo di un platino. Anche se dopo la performance di oggi mi chiedo se davvero ne hanno bisogno. Comunque personaggi invecchiati benissimo, visto che è passato più di un anno. Ragazzuoli, io vi saluto e ci vediamo stasera alle ore 21 in live sul sito Viola. Mi raccomando, vi aspetto.